Buonasera a tutti, oggi sono con l'Audi Q5 ibrida plug-in e sono in un posto molto molto particolare, esattamente nel Parco Naturale La Mandria in provincia di Torino. Come potete vedere vicino a me ci sono molti cavalli, non solo quelli del motore di questa Audi Q5, che di fatto è entrata in questo parco naturale in modalità completamente elettrica su un percorso guidato. Vediamo nel dettaglio questa che sicuramente è la best seller, la classe Q, la gamma Q, la best seller della gamma Audi in Italia. Molto particolare la presenza del doppio sportello sul lato. Ecco qui, vediamo da una parte la possibilità di ricaricare la presa elettrica di questa Q5. Questa è la vera particolarità di quest'auto. Dall'altro lato invece troviamo il normale bocchettone del serbatoio carburante. Eccolo qui. Si tratta in questo caso della versione 55 TFSI. La E ovviamente è dovuta al fatto che siamo di fronte a una vettura ibrida. Non cambia molto rispetto al modello normale. Vediamo subito l'interno del bagagliaio. Prima vi ho fatto vedere la presa elettrica. Questo è invece il filo in dotazione per la vettura. Molto comoda la valigetta, che poi può essere effettivamente bloccata con questi moschettoni all'interno del bagagliaio e non muoversi durante i viaggi. Si tratta della normale presa che possiamo trovare anche su altre autovetture elettriche. All'interno troviamo un tasto aggiuntivo che definisce questa versione particolare. Eccoci qui. Accendiamo l'auto. Come potete vedere, il tasto EV ci permette di selezionare la guida elettrica, la ibrida usando la carica da batteria o comunque una versione normale che mantenga la batteria al più alto livello. È sicuramente molto particolare, molto strano entrare in un parco naturale con i cavalli a fianco che non si imbizzarriscono, perché appunto siamo entrati in modalità totalmente elettrica. Riconosciamo il cambio tipico Audi, molto basso, molto piccolo, e anche la possibilità di adoperare l'infotainment con questo comodo pad davanti al cambio. Ovviamente in questo caso non abbiamo la nuova dotazione delle Audi più recenti completamente touchscreen, abbiamo il comando climatizzazione con i pulsanti tradizionali. All'interno del quadro strumenti invece possiamo sicuramente vedere i dettagli a cui ci hanno abituato anche sulle altre vetture del costruttore tedesco. In questo caso vedete l'autonomia residua è di 18 km modalità elettrica e 460 invece per quanto riguarda il motore termico. Secondo l'Audi, con questa batteria della Q5 55 ibrida si possono percorrere sino a 45 km a zero emissioni, secondo le ultime modalità WLTP. In realtà ne ho percorsi un po' di meno e con questi 18 rimanenti credo che in realtà l'autonomia si attesti sui 30 circa per utilizzo in batteria. La cosa interessante è che con questa vettura, la 55 TFSI, in totale praticamente ha una potenza di 367 cavalli, davvero tanti per qualsiasi vettura ibrida o meno.
I pneumatici sono sempre molto molto grandi, bello il disegno tipico dei cerchi in lega Audi, e anche la finitura in grigio scuro dei sottoporta e degli archi passavuota. Per quanto riguarda i prezzi, questa vettura parte da 64.000 euro, invece c'è la modalità, scusatemi, la versione 50 TFSI, che è leggermente più economica, ha 299 cavalli invece che 367 ed è disponibile a 57.000 euro. La batteria che abbiamo sotto il bagaglio è da 14 kWh e si dovrebbe ricaricare, secondo la casa, in una nottata, semplicemente collegandola al garage di casa alla nostra normale rete domestica. Invece nelle colonnine ad alta potenza dovrebbero bastare 2 ore e mezza circa per riempire completamente i 14 kW. La cosa interessante per una vettura da 299 cavalli è che la Audi Q5 50, quindi la versione meno potente delle due uniche disponibili con questa gamma, e addirittura rientra nell'eco bonus fiscale, quindi si possono avere degli sconti, oltre naturalmente alla possibilità di entrare nei centri storici, di avere tutte le possibilità garantite da un'alimentazione a zero emissioni. Io da Torino vi saluto e vi rimando a leggere su motori.it tutti i dettagli e le caratteristiche tecniche di queste nuove Audi Q5 ibride plug-in. Un saluto a tutti, ciao!